Ciao a tutti amici, oggi parleremo di un uomo di nome Ryan Lobin, che su internet ha scritto del suo periodo più buio e anche del momento in cui è cambiato completamente come persona. Aveva tanti problemi a causa del suo passato non proprio bellissimo e oggi andremo a vedere questo passato e la sua storia. Se siete pronti, partiamo! Ryan era un bambino diverso dagli altri. Fin da piccolo aveva problemi a interagire e comprendere bene ciò che volevano le persone da lui. All'età di 10 anni doveva già essere un adulto. Mi spiego meglio. Si svegliava ogni mattina e si preparava da solo la colazione. Dopodiché andava a svegliare sua madre. Quest'ultima aveva gravi problemi. Era depressa a causa della vita in cui si era ritrovata. Questa vita era stata creata dal padre di Ryan, un uomo scontroso e violento, che faceva del male spesso a entrambi. Ma Ryan non voleva cedere, sapeva che prima o poi quella vita sarebbe finita, ma gli abusi mentali e fisici erano davvero tanti per entrambi, specialmente per la madre. Lei invece si era arresa e aveva mollato la vita. Togliendosela un giorno, quando lui aveva soltanto 13 anni. Per lei era troppo, nonostante il sostegno del figlio che la svegliava e spesso le faceva anche il bagno. La madre non usciva mai di casa e non aveva amici. Ma Ryan di una cosa era sicuro, cioè che prima o poi l'avrebbe aiutata a star meglio con il suo sostegno. Eppure così non è stato. Il padre l'aveva portata a compiere quel gesto estremo e lui lo sapeva. Ma come poteva fare per dimostrarlo? Anzi, avrebbe potuto fare qualcosa in quel periodo? Beh, la risposta veloce è no. Non è riuscito mai a dimostrare le violenze del padre e ha vissuto da piccolo in quell'ambiente, solo con quell'uomo. Ogni mattina, dalla morte della madre, si svegliava e correva fuori il prima possibile per andare a scuola. Se il padre lo sentiva, si arrabbiava e lo sgridava, arrivando anche alle mani, perché aveva fatto il turno notturno e quindi magari era stanco. A scuola aveva un paio di amici, ma in generale la sua vita era molto triste e solitaria. Non usciva tanto dopo scuola e preferiva studiare più che altro. Questo per ottenere un diploma è un modo per fare tanti soldi e andare via. Ed è ciò che è riuscito a fare nell'adolescenza. Lavorava e studiava costantemente mentre subiva ogni genere di cosa da parte del padre, che a volte non lo faceva nemmeno mangiare, ma lui aveva imparato anche a vivere fuori e dormire sotto un ponte, pur di non incontrarlo troppo spesso. Il padre intanto continuava la sua vita di eccessi. Beveva costantemente, non puliva mai la casa e non aveva un briciolo di amore per nessuno. Ogni singolo giorno era lo stesso per quell'uomo ed era felice di fare male a Ryan, finché un giorno Ryan non è riuscito a scappare di nascosto, subito dopo aver finito le superiori. Grazie ad alcuni contatti a scuola e all'aiuto di un insegnante, era riuscito in fretta a trovare lavoro all'età di 18 anni nel suo campo, quello delle lingue. Aveva infatti studiato in un linguistico per diventare una guida turistica e aprire una sua agenzia. Dopo la fuga era riuscito a trovare lavoro proprio in un'agenzia di viaggi, un posto dove assumevano apprendisti per formarli e dove c'era bisogno anche di guide che sapessero più lingue. Ryan all'inizio, i primi mesi, ha vissuto dentro una piccola stanza pagando poco, ma la vita era diventata difficile. Così più avanti era riuscito a trovare un posto migliore, lavorando sodo senza mai fermarsi. Nel giro di qualche anno era diventato un dipendente importante del posto, ma aveva capito una cosa: non voleva rimanere nello stesso posto tutto il tempo, e perciò si era licenziato. Non aveva più saputo niente del padre e stava continuando la sua vita al meglio, ma a volte la sua infanzia e la sua adolescenza tornavano a tormentarlo. La notte faceva incubi e il pomeriggio ripensava, senza volerlo, a sua madre e ciò che avevano subito insieme. Non era facile levare questi pensieri e incubi, ma ce la metteva tutta per realizzare il suo sogno. All'età di 27 anni aveva conosciuto una persona di cui si era innamorato follemente, Camilla. Lei lavorava nel suo posto di lavoro e si erano conosciuti meglio dopo alcuni lavori insieme. Era scattata una scintilla tra di loro e lei sembrava capirlo veramente tanto. Sembrava tenere al suo passato e al suo dolore. Gli diceva sempre parole confortanti per aiutarlo. Così, insieme, un giorno hanno deciso di andarsene da quello studio e aprirne finalmente uno loro. All'inizio fu molto difficile, tra permessi e documenti. Ma infine ce l'avevano fatta. L'agenzia era arrivata e aveva appena realizzato il suo sogno, Ryan. Ma non era finita. Voleva di più, voleva sposare Camilla. Sapeva che era la persona giusta e non voleva lasciarla ad altri. A soli 3 anni di uscita erano andati a vivere insieme e lui si era dichiarato. Camilla era una ragazza semplice e genuina, una cosa che piaceva molto a Ryan. Lei adorava le cose semplici in una relazione,
come stare sul divano a guardare la televisione insieme o uscire a passeggiare mano nella mano. Non voleva fare niente di complesso e niente di costoso. Per lei l'amore era tutto. Essendo orfana, non ha mai capito cosa fosse l'amore di un genitore, ma sentiva il dolore di Ryan per la perdita della madre e l'odio per il padre. Cercava di confortarlo ogni volta che poteva e ogni volta che aveva gli incubi. Ma un particolare momento della loro vita ha cambiato completamente Ryan e Camilla non riusciva in quel periodo a risollevarlo. Era una mattina come le altre. Ormai erano sposati da 2 anni ed erano abbastanza felici, finché non è arrivata una chiamata all'agenzia di Ryan. Suo padre è morto. Queste parole lo hanno paralizzato. Non sapeva cosa provare. Odiava suo padre, ma a causa del sangue provava pena comunque. L'aveva lasciato che era un alcolizzato violento, ma pensava sarebbe cambiato. Non l'aveva più sentito, ma non si immaginava sarebbe morto così presto, specialmente il modo in cui era morto. A quanto pare si era tolto la vita alla fine, anche lui non potendocela più fare. Ryan lì pensò. Ha scelto la strada più facile, senza mai chiederci scusa. Camilla, sentita la notizia quel giorno, aveva immediatamente chiuso l'agenzia ed era andata a casa con lui, prima di tutto, per schiarirgli la mente. Nonostante non volesse bene al padre, qualcosa aveva provato. Per tutta la notte non aveva detto niente e aveva dormito a malapena. Camilla era preoccupata e perciò gli ha fatto prendere un po' di giorni di riposo. In quei giorni era cambiato, era diventato freddo e si arrabbiava per molte cose senza motivo. Si chiudeva in se stesso invece di parlare. Nelle settimane a venire la situazione era diventata davvero difficile per Camilla. A casa non si vestiva nemmeno, rimaneva in pigiama e non voleva tornare al lavoro. Quando ci provava non lavorava neanche, stava in ufficio a fissare la finestra. Quando lei chiedeva cosa avesse, lui si arrabbiava e le diceva di non assillarlo. Un mese più tardi, stufa della situazione, gli disse che se non fosse cambiato, se ne sarebbe andata a dormire in un hotel per un po' di tempo. Lì Ryan aveva provato a dire un po' di cose per spiegarle, ma girando attorno a tante cose, senza mai arrivare al dunque, balbettando di tanto in tanto. Camilla, capendo che non era facile, gli disse di andare qualche giorno più tardi da un terapista, ma lui si era arrabbiato moltissimo, distruggendo anche un vaso a casa. Quella fu la goccia che fece traboccare l'acqua. Camilla prese quel giorno le sue cose e andò veramente via. Così Ryan era rimasto da solo con i suoi pensieri. Un giorno ricevette la chiamata dell'avvocato. A quanto pare la casa del padre era all'asta, ma avrebbe potuto reclamarla come erede. Lui non era sicuro, non voleva avere a che fare con quel posto. Ma vedendo come si era comportato con Camilla, aveva deciso di andare in quella casa e affrontare le sue paure e magari cambiare di nuovo. Con la macchina fece quasi 3 ore di viaggio, era molto lontano. Ritornato alla sua vecchia via, cominciarono a riaffiorare tantissimi ricordi, per lo più brutti. Di lui che andava a dormire sotto il ponte della città o delle camminate notturne che faceva aspettando il padre dormisse dopo aver bevuto, o delle estati passate a lavorare nei negozi locali per pochi spicci. Insomma, la sua mente era stata pervasa. Non aveva quasi nessun ricordo felice però, solo quelli con la madre, specialmente quando era più piccolo e aveva circa 6-7 anni. Nonostante il padre le facesse del male, lei ce la metteva tutta per mostrare il suo sorriso davanti a Ryan, finché infine non si arresa. Arrivato di fronte a casa, tutto ciò che aveva provato in quei giorni si stava di nuovo mostrando. Rabbia, frustrazione, dolore e tanto altro. Non voleva essere cattivo con Camilla, ma non sapeva cosa provare. Era disperato perché il padre se n'era andato senza mai cambiare, senza mai chiedere scusa e senza mai pentirsi di nulla. O forse si era tolto la vita proprio perché era pentito? Queste e altre domande aveva in testa costantemente. Era un tornado di pensieri ed emozioni. Entrato in casa, la rivide. Era la stessa casa di una volta, sporca e disordinata. Bottiglie di birra dappertutto e finestre chiuse. Sentiva la solitudine in quel posto, nonostante gli anni. C'erano soltanto lui, la madre e il padre in quella casa. Non esisteva nient'altro lì dentro, solo loro e la loro difficile situazione, completamente ignara al mondo esterno. Ricordava tutti i momenti in cui le aveva prese da suo padre senza motivo e tutti i pianti e le urla che uscivano dalla stanza della madre. Sentiva quelle cose come se fossero ancora lì a riecheggiare. Salendo piano piano era arrivato alla sua vecchia stanza, dove dormiva con la madre. Quest'ultima non dormiva sempre col marito. Quando ce la metteva tutta, anche lei dormiva con Ryan e raccontava tante storie per addormentarlo.
Insieme scherzavano e giocavano, sognando di andarsene da quella casa e vivere una bella vita. Una frase che diceva spesso era: «Non preoccuparti, oggi è stata una brutta giornata, ma domani sarà una bella vita». Con queste parole ha continuato la sua vita da piccolo, ma quelle parole hanno funzionato solo su di lui. Arrivato alla stanza da letto, le lacrime erano scese senza nemmeno se ne accorgesse. Era dura anche solo guardare in quel momento. La stanza era esattamente come l'aveva lasciata, anzi era piena di polvere, ragnatele e sapeva di chiuso in una maniera incredibile. Per anni il padre non aveva provato nemmeno forse ad aprirla o pulirla. Dopo aver camminato per tutta la stanza lentamente, aveva visto una cosa a terra, una carta stracciata, una lettera. Cominciò così a leggerla. Incredibilmente quella era una lettera di sua madre. «Caro Ryan, ora non ci sono più, vero? Se hai questa lettera è perché mi sono tolto la vita. Lo so, sono una codarda e non mi merito un figlio come te. Per anni mi hai svegliato dal letto, mi hai dato da mangiare, mi hai lavata mentre io guardavo il vuoto con gli occhi spenti. Tuo padre ha rovinato la mia vita, ma non permettere che rovini anche la tua. Io mi sono arresa nonostante le tue cure e il tuo amore. Ai tuoi occhi sicuramente sembravo quasi una vegetale incapace di reagire, vero? Lo so, avrei dovuto dirti qualcosa. Scappiamo, oppure prendi le tue cose e usciamo da questa casa. Ma, sai, avevo paura anche dell'esterno. Non c'era più un posto sicuro in questo mondo per me. Ma per te sì. Vivi, rattristati, ma poi combatti e rialzati. Non fare come me. Spero un giorno troverai una persona che sappia tirarti su di morale ogni volta che ne avrai bisogno e ti accetti per ciò che sei. E ti assicuro che ciò che sei è meraviglioso». Quella lettera lo colpì tantissimo, pianse a dirotto, non l'aveva mai vista e quindi aveva pensato che sua madre se ne fosse andata senza nemmeno dare ultime volontà. Invece probabilmente quella lettera era stata trovata da suo padre e tenuta nascosta. Se non l'aveva strappata voleva dire che forse voleva darla a lui prima o poi. Ma per quale motivo era lì a terra? Forse uno scatto di rabbia dopo la fuga. Comunque sua madre l'aveva aiutato tantissimo. Uscì di corsa da casa per chiamare l'avvocato e dirgli che poteva venderla. Voleva lasciare il passato alle spalle. Non gli importava niente del padre e nemmeno della sua rabbia e della frustrazione. Voleva solo una cosa in quel momento: chiedere scusa a Camilla. Ed era ciò che aveva fatto. Lei era contenta di vederlo e lo abbracciò forte. Gli disse che andava tutto bene e che sarebbe rimasta sempre e comunque con lui. Da quel giorno tiene la lettera nel suo comodino e la legge quando ha bisogno di sollevarsi il morale. Sua madre lo aveva ancora una volta aiutato a cambiare la sua vita.